E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi siamo arrivati all'episodio 55, quindi sarà di nuovo un episodio capolavoro. Come potete vedere alle mie spalle, parlerò di una saga molto famosa. Quest'oggi farò la recensione di tutta la saga di Pirati dei Caraibi. Allora, cominciamo. Innanzitutto questa volta, come ho fatto anche varie altre volte con le saghe, voglio dividere in tre parti il lascito, diciamo, di questa saga, perché non è giusto dare, diciamo, ecco, un voto unico senza prima dare anche un po' dei voti separati, un po' tipo orale e scritto, no? Come fanno a scuola. E perché naturalmente poi alla fine, ragazzi, ve lo dico, ci saranno dei film che penalizzeranno degli altri e assolutamente anche dei film che invece innalzeranno il voto di quelli prima. Vabbè, comunque, partiamo con la suddivisione di come io vorrei fare questa saga. Allora, il primo, La maledizione della prima luna, lo metterei da parte. Poi metterei il secondo e il terzo insieme e poi metterei insieme anche il quarto e il quinto. Quindi, come abbiamo detto, si comincia a parlare della trama del primo. Allora, trama del primo. Secondo me, GG, ci sta un botto. Hanno preso un argomento scottante, perché io vi ricordo che prima di questi film, i pirati, a livello di cinema, erano tipo, non lo so, l'argomento che non voleva trattare nessuno, e tutti quelli che l'hanno trattato hanno floppato e hanno fatto schifo. La Disney è stata la prima con questo a riuscire a fare un film vero sui pirati. E trama semplice, carina, legata appunto alle leggende dei primi anni della scoperta dell'America, quindi appunto del tesoro degli Inca, mi pare che fossero gli Inca, insomma, nativi americani del Centro America / Sud America. E la maledizione viene scagliata sulla nave di Jack, che però si salva perché, guarda caso, gli si sono ammutinati contro, e quindi lui non ha fatto parte di questa cazzata. E niente. È, diciamo, una presentazione di personaggi questo film, con anche un finale che però è sia aperto, ma allo stesso tempo che ti dà soddisfazione. Così appunto da poter vedere quanto rumore fa il sasso lanciato nel pozzo dalla Disney. Quindi appunto è una prova. Ci sta, assolutamente, carino. Perfetto no, però ha tutto quello che serve. È semplicemente l'inizio di qualcosa di più grande. E quindi perfetto, cioè una cosa che io direi ci sta. Trama del primo, 8. Gli sta. Passiamo al secondo e al terzo. Il secondo e il terzo è l'apice, secondo me, della saga. Perché arriviamo appunto a una base di partenza che ormai sono sicuri di dover puntare su questa saga. E quindi ci buttano soldi. Ci buttano soldi, ci buttano impegno, tirano fuori delle storie veramente spettacolari come quella tra Davy Jones e Calypso, che sono il diavolo e la dea del mare, e l'olandese volante, ci mettono in mezzo le Indie orientali, le Indie occidentali, tutte le cose, insomma, della marina, fighissimo. C'è tutto, tutto. Dall'epicità in fatta persona del Kraken che spacca le navi, e gli dei del mare che si picchiano, alla semplice anche cosa piratesca appunto del rum, dell'abbordaggio e tutto il resto. E soprattutto una cosa che amo di questo film, nonostante tutto viene fatto dalla Disney: i pirati si comportano da pirati, ognuno pensa ai cazzi suoi, ognuno farà la prossima scelta in quasi tutta la saga solo per il proprio guadagno personale. A nessuno frega un cazzo del resto. Gli unici due che frega qualcosa di quell'altro è Lara Elizabeth e coso, non mi ricordo come cazzo si chiama,
il ragazzo, insomma, perché si amano e quindi ci sta. Jack una volta ogni 1000 anni farà una buona azione e se ne pentirà perché dice: cazzo, io volevo i soldi. Perché ci sta che comunque lui ha un animo buono e ogni tanto gli prende il matto di fare qualcosa, ma quante volte ha lasciato a piedi qualcuno su un'isola oppure per davvero in mezzo a una gabbia di leoni? Quasi sempre. Questa è la cosa perfetta, secondo me, della saga. E infatti qui si vede il massimo della saga e per me la trama qui è 10, assolutamente. Passiamo al quarto e al quinto capitolo. Il quarto e il quinto capitolo, dopo la trilogia famosa, cambia totalmente i personaggi tranne Jack, qualcuno della sua ciurma e Barbossa. Si comincia nel declino. Trame veramente inutili. Cioè, alla ricerca della fonte della giovinezza, Jack che si innamora di sta tizia, che mi pare che è Monica Bellucci. Barbanera, che sinceramente ha un ruolo veramente triste e non è per niente fico come dovrebbe essere rappresentato, ma anzi viene rappresentato come un coglione che ogni tanto muove una spada e ciao. E oppure quell'altro, insomma, quella vendetta di Salazar che è palesemente una copia spiccicata di Davy Jones. E quindi riproposto tantissimo, cioè, ma in un modo allucinante, si vede lo stesso film praticamente, ma fatto anche peggio a distanza di anni, anche a livello di effetti speciali, che ok, ci stanno, perché comunque sono sempre fatti bene, però era molto meglio Davy Jones piuttosto che sto tizio con i capelli che svolazzano, ma pure a livello proprio di design, cioè stiamo parlando di altri livelli. E hanno provato a mettere, diciamo, dei nuovi Elizabeth e quell'altro. E Orlando Bloom, che non mi ricordo come cazzo si chiama. Vabbè, comunque. Quindi come trama qui assolutamente un 5, perché comunque si vede che l'hanno fatto anche un po' per portare avanti la saga senza motivo, anzi, motivo dindini. Passiamo ai personaggi. Personaggi della prima? Perfetti. Per me non ci sono perfetti per quello che devono fare, sicuramente non è che hanno chissà che profondità, hanno tutti quanti il loro obiettivo e quindi dai un 9. Personaggi della seconda parte della saga, quindi secondo e terzo film, questi, il bijou, proprio 10 lode. Cioè qui si vede come Jack ogni tanto si abbandona al suo animo buono, qui si vede come Elizabeth non è più la figlia del governatore di merda, ma si dà da fare anche lei. Stessa cosa per Orlando Bloom che prende in mano la situazione, finalmente non è più solo un fabbro che si comporta da fabbro, ma ha capito come funziona il mondo e quindi anche lui lo butta al culo agli altri e non lo prende più. Il Commodoro Norrington, ragazzi, cioè il Commodoro che voleva sposare Elizabeth, che diventa un personaggio veramente spettacolare alla fine. Che la sua vita va di merda, viene licenziato dalla corona. Praticamente diventa pure lui un pirata, quando lui era il massimo di quanto odiava i pirati e poi invece ci si ritrova in mezzo perché è nella merda e nonostante tutto muore in un modo bellissimo secondo me, cioè spettacolare, Davy Jones e il suo amore verso Calypso che però non è proprio il massimo perché sono combattuti, speciale, 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 speciale e poi cazzo la scena del ponte alla fine dei tre film, quando c'è il bastardo capo della Compagnia delle Indie Occidentali che cammina sul ponte e tutto il galeone esplode mentre lui muore lì. Cioè, spettacolo! È proprio uno dei momenti più alti del cinema. Veramente io sborro a vedere quella scena e non si può dire che non sia spettacolare. Cioè, veramente. Boom! Sì, e quindi qui 10 lodi abbiamo detto. Terza parte della saga, personaggi. Praticamente quelli nuovi introdotti, tutti e due, perché nemmeno ti ricordi. Siccome c'è ancora Jack e Barbossa, facciamo un 4. Ma veramente riproposti, riproposti, riproposti solo loro, e anzi un po' peggiorati pure. Non lo so, non mi fanno impazzire veramente per niente. Li trovo anche un po' monotoni dopo un po'. Forse giusto Salazar poteva essere un po' carino.
ok, ci può stare. Però ecco, non trasmette il pathos che c'era prima, non ti affezioni quasi per nulla, quindi comunque un 4. Obiettivo del primo film, come abbiamo detto, era lanciare il sasso nell'acqua e vedere se andasse bene. 10. Ci sono riusciti. Obiettivi del secondo e terzo film è dare giustizia a quell'antipasto che ti avevano dato e saziarti. E ci sono riusciti. Quarto e quinto obiettivo. Cercare di ridare un po' di giustizia a questa saga che era finita con una trilogia bellissima che poteva tranquillamente finire lì perfettamente. Non ci sono riusciti, assolutamente. L'unica cosa in cui sono riusciti a fare forse è qualche soldo, perché comunque la Disney con questo nome ce l'ha fregata un bel po' di gente, perché è normale che dopo il terzo di Pirati dei Caraibi dici cazzo, fammi andare a vedere che cosa hanno tirato fuori. Ci sta. E quindi facciamo un 5. Quindi, dando i voti per film. Primo film, io direi un 9. Ha il suo perché, fa quello che deve fare, ma non è ancora la perfezione. Due, cioè il secondo e il terzo film, 10. 10 e lode, in tutto. Assolutamente. Il quarto e il quinto film, un 4 e mezzo, purtroppo abbasserà il voto della saga, che appunto sarà intorno al 7 e mezzo 8. Quindi io vi consiglio, in cuor mio, che se volete vedere questa saga e ancora non l'avete fatto, riguardatevi i primi tre, ma lasciate perdere il quarto e il quinto. A meno che non siate proprio così fan di pirati, che non avete altri film di pirati da guardare, che ci sta, perché non è che ce ne sono molti, e allora ve li guardate semplicemente perché volete un filmetto sui pirati, perché comunque c'è. Non sono un granché, però il quarto e il quinto, però comunque meglio di molti altri film di pirati che sono usciti fuori, diciamo che ecco. Non sono degni della saga, questo sì. Quindi ci vediamo venerdì con il doppiaggio di Pirati dei Caraibi.